Buonasera, ben trovati a questa edizione di Focus TG. Crolla la fiducia degli industriali di Padova e di Treviso con numeri shock, quelli appunto diffusi da Ansindustria Veneto Centro, che chiede la soppressione di quota 100 e anche del reddito di cittadinanza per puntare invece sul taglio del cuneo fiscale. E la Presidente Piovesana usa parole forti. Produzione, ordini piatti, quadro internazionale tossico dalla Brexit all'Iran, ma soprattutto crollo verticale della fiducia. È una fotografia impietosa quella scattata da Ansindustria Veneto Centro, reduce da un'analisi a campione su ben 576 aziende tra Treviso e Padova. A sostenere che il 2020 sarà un anno incerto, sono più di 7 imprenditori su 10, per gli altri sarà negativo, fatta eccezione per pochi inguaribili ottimisti, il 6%, il minimo dall'inizio della rilevazione nel 2017. Per la numero uno degli industriali sale lo spread della sfiducia. Il vero spread è la sfiducia, ovvero sia noi parliamo sempre dal punto di vista finanziario di spread, ma quel differenziale che di fatto muove l'economia è rappresentato appunto dalla fiducia. Addirittura di ultima chiamata per l'industria parla il vice di Piovesana, il padovano Massimo Finco. Siamo tornati a crescita zero, ma la politica parla d'altro, tuona contro i palazzi del potere. Da qui la proposta immediata al governo, stop a quota 100 e reddito di cittadinanza per finanziare un drastico taglio al cuneo fiscale. Noi pensiamo che serve effettivamente un ripensare a quelle che sono state le politiche e le iniziative che il governo ha fatto in questi ultimi anni e rivedere invece questi temi che riguardano l'assistenzialismo per invece spostarli su quello che è il reddito da lavoro. Tornando all'indagine, preoccupa il mercato interno, regge invece l'estero. Certo, la recessione tedesca nell'auto fa paura, così come la guerra dei dazi. Sul fronte del lavoro la maggioranza prevede una sostanziale stabilità dei livelli occupazionali. Uno su tre comunque dichiara di voler assumere, fermi al palo gli investimenti. Intanto il reddito di cittadinanza esiste ancora, drena moltissime risorse pubbliche e passa addirittura alla fase 2 che coinvolge anche i comuni. Ovviamente anche in questa fase le polemiche sono di casa. Il caos regna assoluto. Parliamo del reddito di cittadinanza, fase 2, quella in cui dovrebbero essere coinvolti direttamente i comuni. Un dato per ora è certo, le domande pervenute nei 37 comuni dell'ex ULS 9 sono 2.366, di cui 860 circa sono le persone che dovrebbero essere impiegate in lavori socialmente utili, ma qualcosa non torna. Il decreto attuativo riguardo a cosa i comuni devono fare, quindi il progetto sociale da proporre a questi casi, è uscito l'8 di gennaio e quindi adesso i comuni dovranno iniziare a fare la progettazione. Forse non è stata pensata nel giusto ordine cronologico e probabilmente anche su questo fronte bisognava fare tesoro di quella che era l'esperienza, bisognava sentire i comuni in primis e non calare le misure dall'alto ma costruirle dal basso con chi vive ogni giorno con le difficoltà e conosce bene gli utenti. Al momento non ci sono dati scorporati, spiega Tessarolo. Non si sa quanti utenti siano in carico ai singoli comuni, ma le amministrazioni dovranno prima o poi iniziare a fare una progettazione. Su come impiegare questi utenti però c'è ancora molta confusione. È chiaro che la difficoltà dei comuni ora sarà quella di valutare per ogni singolo profilo l'adeguatezza ad un'attività rispetto ad un'altra e quindi trovare anche le posizioni utili, aprire le posizioni utili al profilo del soggetto. Se i comuni non aprono progetti sociali, il percettore comunque riceve il reddito di cittadinanza, però chiaramente lo riceve, diventa una misura del tutto assistenziale. Insomma, fase 2 scattata, ma manca ancora più di qualche informazione per attuarla. Sindacati da sempre più titubanti. Sul fronte lavorativo i problemi non mancano. Da quello che riscontriamo proprio dalla viva voce di chi si è presentato per il rinnovo dell'ISE, ci dicono che sono momentaneamente ancora a casa e quindi la seconda fase, il proseguo diciamo di questo reddito di cittadinanza ancora non si è concretizzato. Un tempo fu il macello, ex macello, appunto uno dei tanti ex macelli di Padova, in pieno centro, a ridosso delle mura, occupato da tante associazioni, viene sgomberato oggi e immediatamente sorge un problema politico.
Polizia e Carabinieri in tenuta antisommossa hanno affiancato questa mattina i tecnici del comune, i vigili del fuoco e la polizia locale, impegnati a sgomberare alcuni locali dell'ex macello in via Cornaro, nella zona dell'ospedale civile. Da tempo alcune stanze del complesso erano occupate durante il giorno da associazioni, ma le perizie dei tecnici comunali non lasciavano dubbi. Ufficialmente sono 10 associazioni, quindi saremo un gruppo di quasi 200 persone fra le varie associazioni. Le stanze erano inagibili, a rischio crollo la struttura. Il sindaco ha firmato così un'ordinanza di sgombero. Troppi pericoli e pesanti la responsabilità in caso di crollo. Questo fuoriuscire da quell'area in cui noi gravitiamo e agiamo da 45 anni non fosse definitivo. E quindi stiamo cercando di avere questo, cioè il fatto che resi agibili col nostro contributo quegli spazi, rientriamo noi. E ci è sembrato di avere delle aperture da parte dell'amministratore. Il blitz è scattato nelle prime ore del mattino. I vigili del fuoco si sono occupati dello smontaggio della cucina in sicurezza. L'operazione è avvenuta senza tensioni ma con disagi al traffico, che è stato temporaneamente deviato. All'esterno una trentina di appartenenti alle associazioni, preludio delle proteste politiche che si sono scatenate nel corso della giornata. Ecco appunto le proteste politiche, le due anime di Coalizione Civica si sono fatte immediatamente sentire, quella più, diciamo così, movimentista, quella meno disposta al concetto di legge ed ordine, per così dire. La CLAT deve ritornare nello spazio storico in cui è sempre stata e per continuare la sua attività sociale nei confronti della città. Il presidio sotto le finestre di Palazzo Moroni. La protesta segue lo sgombero dei locali dell'ex macello occupata da una decina di associazioni raggruppate sotto la sigla CLAC, Comunità Libera Associazioni Culturali. Qui non si tratta di sgomberare un locale per motivi ideologici, ma agire per motivi palesi di sicurezza, ha dichiarato in una nota il sindaco Giordani, che con un'ordinanza aveva fatto scattare lo sgombero. Una decisione che potrebbe avere ripercussioni sulla sua maggioranza, visto che le modalità con cui è avvenuto lo sgombero, con finestre e porte murate sotto l'occhio vigile della polizia, sono state aspramente criticate da Coalizione Civica, che nulla sapeva della decisione di sgomberare lo stabile di via Cornaro. Il vice sindaco Lorenzoni, insieme all'assessore Nalin, sono scesi dai loro uffici per incontrare i manifestanti. L'immobile aveva dei problemi di agibilità, ha dei problemi di agibilità e non poteva essere utilizzato senza delle responsabilità molto forti da parte dei dirigenti che hanno la responsabilità per la custodia, diciamo così, del patrimonio comune. Quindi questo l'avevamo comunicato da tempo, che era necessario trovare una soluzione diversa. Riteniamo e ribadiamo che questa modalità per noi non va bene. Non la modalità, cioè proprio il fatto che la violenza con cui è avvenuta e il fatto che noi non fossimo a conoscenza di questa cosa. Da tempo era stato avviato un percorso di discussione per trovare una soluzione sull'ex macello e intanto una delegazione di manifestanti accompagnati dal consigliere comunale di Coalizione Civica Ferro è stato ricevuto dall'assessore Micalizzi. Vogliamo che venga fatta una sperimentazione e una valorizzazione di quell'area, rimettendo in funzione il più breve tempo possibile con un percorso partecipato, ma l'obiettivo è quello di lasciare quell'area crescere. Permane il tavolo di dialogo con le associazioni su due punti in modo particolare, quello della salvaguardia delle attività che le associazioni lì dentro svolgono. Il secondo punto è anche su una progettualità comune di quell'area per il futuro, che richiede grandi investimenti. La forte pulsione a revocare la concessione autostradale alla società Autostrade per l'Italia, appunto, è fortemente ideologica da un certo punto di vista, molto sentita insomma a livello popolare, ha però anche un altro risvolto, non solo quello altamente finanziario con la società Atlantia controllata in gran parte dal gruppo Benetton, ma anche nelle ripercussioni del lavoro. Sono centinaia i posti di lavoro a rischio a nord-est in questo caso.
non è più una questione di merito, ma di forma e tempistica. Nel frattempo i lavoratori tremano anche a Nord-Est. Il premier Giuseppe Conte infatti si è deciso a procedere con la revoca per Autostrade per l'Italia, leggi Atlantia, leggi dunque Benetton, il colosso dal cuore trevigiano che è nel principale azionista con il 30% delle quote. Che la strada sia tracciata lo confermano anche fonti interne ad Atlantia. Le stesse dicono che il contraccolpo della revoca non ferirebbe a morte il colosso. Certo, si aprirebbe un biennio di pesante ristrutturazione e di ricollocazione su altri asset. Atlantia controlla diversi aeroporti e infrastrutture in tutto il mondo. Le autostrade italiane incidono per il 32% del totale. Se a livello finanziario il fallimento non è affatto matematico, resta il bagno di sangue della manodopera. Nel nord-est sono centinaia gli addetti di Autostrade, senza considerare l'indotto. Per loro al momento non c'è nessuna soluzione. Fonti interne alla famiglia Benetton confermano invece che non ci saranno prese di posizione ufficiali prima della decisione del governo. L'ultima in ordine di tempo resta la lettera aperta inviata dal patron Luciano ad alcuni giornali nazionali commentando le notizie su omessi controlli, sensori guasti, falsi report. Ci sentiamo feriti come cittadini, come imprenditori e come azionisti, come famiglia Benetton ci riteniamo parte lesa, aveva scritto Luciano, bollando il management di Autostrade come non idoneo. A pesare in questa fase anche l'eventualità quasi certa di ricorsi da parte della società per diversi miliardi di euro. Sulla carta con l'addio si rischiano 23 miliardi che il governo spera di ridurre a 7, ma qui la partita è solo all'inizio. Parliamo poi della solitudine e degli anziani dopo la pausa. In fondo il prossimo servizio è solo su un episodio di cronaca, come ne vengono molti, però si lega anche all'altro argomento, quello della solitudine degli anziani, del tempo trascorso magari per lungo tempo in zone degli ospedali che sono atte a la degenza dei malati terminali, insomma tutto un piccolo servizio di cronaca che poi va a toccare argomenti molto più seri. I poliziotti lo hanno bloccato sulle scale antincendio del Policlinico San Marco di Mestre. Nelle tasche tre telefoni cellulari e un borsello, tutti oggetti rubati ai malati terminali ricoverati nella struttura, oggetti che sono stati subito riconosciuti dai proprietari. In manette è finito un trentenne di origine rumena con numerosi precedenti per furto. Il personale sanitario aveva lanciato l'allarme dopo averlo visto aggirarsi furtivo nei corridoi del piano dedicato ai malati terminali, le cui gravi condizioni non avevano evidentemente fatto desistere dal proprio intento. Ora l'uomo è rinchiuso in carcere a Venezia con l'accusa di furto aggravato. Ecco, questo appunto semplicemente una delle tante gocce delle difficoltà che gli anziani, non sempre i malati terminali sono anziani purtroppo, ma molto spesso lo sono, devono sopportare. Tra queste c'è la solitudine e sicuramente quello che possiamo dire con certezza è che la popolazione in Veneto sarà sempre più anziana, quindi problemi del genere saranno sempre più presenti. Nei prossimi 30 anni l'aspettativa di vita dei veneti passerà per gli uomini da più di 81 a più di 85 anni e per le donne da 86 a 89 anni. Ma in una regione che registra un'età media sempre più elevata, la non autosufficienza e la solitudine degli anziani sono due problemi che secondo CGIL e CISL e UIL rappresentano altrettante sfide del presente e ancor più dei prossimi anni. Nel decennio 2008-2018 la percentuale degli anziani in Veneto è passata dal 19,5 al 22,6%. 147.000 anziani ultraottantenni e abbiamo una grande maggioranza di persone della fascia tra 65 e 74 anni che sono donne. Tra gli ultraottantenni ben 208.000 vivono da soli e un quarto di loro non è in grado di badare a se stesso del tutto o parzialmente. Secondo i sindacati, il problema della non autosufficienza è collegato a doppio filo alla riforma delle strutture per anziani e il Veneto non ha ancora recepito una legge nazionale del 2000 che prevedeva la trasformazione delle IPAB in strutture da inserire nella rete di assistenza territoriale. Noi abbiamo bisogno di un livello di assistenza adeguato, invece abbiamo almeno 7.000 anziani ricoverati nelle case di riposo che non hanno nessun tipo di aiuto economico e la popolazione invecchia. È una vergogna perché siamo l'unica regione
in Italia, nel nostro paese, hanno provveduto a fare la riforma. Non è l'unico problema segnalato dai sindacati dei pensionati, che allargando il campo al quadro italiano chiedono tra l'altro il taglio delle tasse sulle pensioni e un adeguato finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale per permettere a tutti di curarsi. A livello nazionale siamo impegnati su quello che è una mancata legge sulla non autosufficienza. L'Italia, assieme alla Grecia, siamo gli unici due paesi in Europa che non ha una legge. L'Italia ha 1 milione di badanti. 1 milione di badanti che costano alle famiglie italiane 9 miliardi all'anno. Per quanto riguarda la fuga di Mohamed, il marito di Samira, che come sapete è sospettato dell'omicidio della moglie, sono molti i particolari da chiarire in quello che è un giallo ancora apertissimo. Che cosa ha fatto Mohamed Barbri durante i 13 giorni di fuga? Chi lo ha aiutato a spostarsi tra Barcellona e Madrid? Sono ancora molti i punti oscuri della fuga del marito di Samira El Attar, scomparsa da Stanghella ormai da quasi 3 mesi. Di certo essere scappato all'estero in questo modo rocambolesco, prima in bici e poi in pullman, ha aggravato molto la posizione dell'uomo, unico sospettato di omicidio e occultamento di cadavere. In queste ore si attende di sapere quando Mohamed verrà estradato. La richiesta è già stata inviata dalla procura di Rovigo subito dopo l'arresto da parte della polizia spagnola, ma non è chiaro se l'uomo abbia deciso di opporsi al provvedimento, rinviando così la sua partenza di 60 giorni. Nel frattempo, durante la sua fuga, gli inquirenti hanno acquisito altri indizi che potrebbero ulteriormente peggiorare la situazione. Si tratta soprattutto di testimonianze di persone vicine a Samira, i familiari e alcune donne che la conoscevano in paese, alle quali la 43enne nei mesi prima della scomparsa avrebbe confessato la sua difficile vita familiare. Mohamed, nei racconti di Samira, era descritto come un marito geloso e possessivo che le spiava il cellulare e che le rimproverava se si vestiva in modo troppo occidentale, non voleva inoltre che lavorasse. Pare anche che l'uomo avesse problemi di dipendenza da gioco d'azzardo e che sperperasse il denaro ai videopoker. Insomma, Samira voleva lasciarlo, forse questo è il movente del delitto. Ad oggi però mancano ancora il corpo della povera donna e l'eventuale arma del delitto per chiarire tanti misteri di questa storia. Dopo la pausa sentiremo Sgarbi parlare del bicentenario del Canova e poi anche la vicenda di Don Marino ad Albignasego. Com'era prevedibile, l'allontanamento di un parroco, deciso sicuramente non a cuor leggero, dalla curia, in questo caso dal comune di Albignasego, è argomento di conversazione anche accesa in paese. Don Marino, ti aspettiamo. 3 grandi striscioni sono stati appesi in queste ore nel centro parrocchiale di San Lorenzo ad Albignasego. La comunità fa sentire la propria vicinanza al parroco sospeso dalla diocesi che sta indagando su presunti comportamenti poco consoni al celibato, ovvero c'è il sospetto che il parroco abbia avuto una relazione con una donna. Accuse che Don Marino respinge fortemente e i suoi parrocchiani gli credono, tanto che è stata avviata una raccolta firme. Molte le attività commerciali di Albignasego che hanno deciso di esporre i fogli per sottoscrivere la lettera da inviare al vescovo Claudio Cipolla, come questa pasticceria dove le firme sono già molte. Stanno firmando quasi tutti, per noi è stato un buon parroco, noi possiamo dire solo questo, il resto non ci interessa. Dispiace per Don Marino? Certo che sì. Dovrebbe tornare? Sì, 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 assolutamente. L'opinione è unanime tra i parrocchiani. Don Marino aveva rilanciato San Lorenzo, le sue messe erano affollate e anche la sagra del quartiere aveva avuto un aumento di presenze. Non ho mai visto la parrocchia andare così bene e non riesco a capire il motivo perché non si è mandato via. Ma è vero che indagava un po' su questi conti che erano spariti in parrocchia? Sembra sia sparito un po' tutto. Comunque la gestione precedente probabilmente aveva dei grossi problemi. Lei ha firmato per farlo tornare? Certamente sì. È una brava persona? Secondo me sì. So che lui per questa parrocchia ha fatto tanto. Quindi le dispiace che sia stato lontano? Certo che mi dispiace, perché ha fatto veramente, ha tirato su la parrocchia. E ha firmato per farlo? Certo che ho firmato, sì. È una cosa che dispiace. Tuttavia il carattere di Don Marino, con le sue prese di posizioni forti come quella a favore della legittima difesa, potrebbero, a detta del sacerdote, aver infastidito qualcuno. Inoltre pare che il prete abbia cercato più volte di sistemare i conti della parrocchia, ma che i registri siano scomparsi, tanto da costringere Don Marino a denunciare il fatto.
La vicenda sta facendo discutere l'intero paese di Albignasego anche per le ultime dichiarazioni del prete allontanato che ha minacciato di rivelare i nomi di prelati pedofili all'interno della curia di Padova. Il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Marco Gionfrido, chiede alla diocesi di fare chiarezza e chiede che i nomi di questi sacerdoti vengano fatti immediatamente da Don Marino. Personalmente quindi il mio auspicio è quello che o lui in maniera autonoma, se così fosse veramente questa conoscenza di questi nomi, o eventualmente le forze dell'ordine, quindi la giustizia, possa far chiarezza su queste affermazioni che noi come Movimento 5 Stelle riteniamo molto molto gravi. Vittorio Sgarbi è il presidente della Fondazione Canova e sta preparando il bicentenario del grande scultore artista. Una delle idee è quella di unire le forze tra Possagno e Bassano, i cui musei hanno gran parte delle opere del Canova qui in Nord Italia, ma c'è da dire anche che insomma, la burocrazia ha fatto un po' di pasticci, le amministrazioni comunali si sono un po' ingarbugliate, ma per fortuna è arrivato lui e ha insomma, sciolto un po' di nodi. Finalmente la ninfa dormiente si è risvegliata. Vittorio Sgarbi riesce a far ragionare i sindaci di Bassano e di Possagno sulla nomina, direttore unico o qualcosa del genere, per le istituzioni impegnate nel bicentenario di Antonio Canova, ossia Chiara Casarin, attualmente ex direttore a Bassano, semplice consulente fino a marzo, sempre a Bassano. C'è voluto tutto il suo prestigio, con tanto di esplicite minacce di dimissioni, per mettere in riga il sindaco di Possagno, che aveva osato scavalcarlo, e per far capire a Elena Pavan che senza un protocollo e regole certe del progetto Casarin direttore in pectore a termine non si sarebbe andati da nessuna parte. È evidente che c'era un paradosso logico. Non essendo direttrice di Bassano, ma soltanto consulente, la sua nomina può essere ratificata solo da un concorso. È chiaro che può fare la consulente per un anno e mezzo su incarico del sindaco, ma quell'incarico è a termine. Quindi lei avrebbe la funzione di direttore a Possagno e direttore a Bassano all'interno di un protocollo che garantisca che Bassano indica lei per un tempo determinato. È talmente chiaro, cioè soltanto dei folli potevano non capirlo. Come fai a fare un bidirettore se uno non è direttore di un museo e deve diventarlo di un altro senza esserlo del primo? Insomma, c'è voluta alla fine tutta l'esperienza e la competenza di Sgarbi e la voglia di non mettere nei guai i sindaci dei due comuni e soprattutto la povera Chiara Casarin, messa in mezzo da un gigantesco pasticcio burocratico, per venirne fuori. Il tema dell'ingerenza della politica non è di per sé negativo, è che può portare o a una cosa irregolare a Bassano o all'arresto del sindaco di Possagno. Questa è una delle ipotesi che noi stiamo valutando. Io, per salvare il sindaco di Possagno dall'arresto, gli ho detto perché mi devi spiegare perché nomini la Casarin. Se ti dice Bassano che te la garantisce, la puoi nominare, ma se non te la garantisce, tu la nomini perché? Quindi qui è un profilo diverso, non è quello che può fare il sindaco, è il rischio che corre un sindaco, anche nella sua totale autonomia, di superare e scavalcare il CDA come aveva fatto, non dire nulla a me, che uno può anche dire Sgarbi se ne frega, e fare una nomina senza l'accordo con Bassano. E quindi abbiamo salvato il culo al sindaco di Possagno. Nella delicatissima vicenda risolta solo a tarda sera con un protocollo piuttosto complesso su un accordo tra i musei di Bassano e la gipsoteca di Possagno, Sgarbi racconta anche di aver dovuto convincere Elena Pavan. E l'ho convinta che non poteva, come dire, noi nominiamo, dopodiché tu fai quello che vuoi. No, prima facciamo un protocollo e stabiliamo che quello che facciamo lo facciamo, come dire, d'accordo, cioè è un'intesa simmetrica, no? Non che c'è una nomina, prima lo nominate voi, perché non sai, mi sembrava a giocare a nascondino, cioè, lo nomini noi, dopo facciamo forse anche noi, come facciamo fuori? Dobbiamo essere certi che lo facciate, insomma. Quindi vabbè, comunque mi pare risolto. Ora speriamo che i pasticci delle amministrazioni comunali siano finiti e che si permetta a Sgarbi e alla Casarin di lavorare bene come sanno fare, per celebrare Canova degnamente. Lo meritano le terre canoviane di fronte al mondo. Insomma, abbiamo visto anche Sgarbi nella versione di saggio e quindi ha risolto lui il problema fatto da altri. Il caso delle sanzioni alle automobili con targa straniera però di proprietà di lavoratori stagionali che rientrano in Italia. Il giudice di pace di Belluno sostiene che si tratti di una discriminazione. 31 dicembre mi ferma la stradale con la macchina di mio suocero targata tedesca che porto il figlio all'aeroporto,
mi dà una multa di 500 euro che pago subito, mi sequestrano l'auto, voi non avete idea la trafila che devo fare per sta storia qua. 5 gennaio 2019, a distanza di poche settimane dall'entrata in vigore delle modifiche al codice della strada introdotte dal decreto sicurezza, in redazione arriva lo sfogo del coneglianese Sergio Bortolotto. Come lui, da allora le multe sono contestate da tutti i lavoratori stagionali. In Val di Zoldo, patria dei gelatieri, scatta la rivolta e a capitanarla è il sindaco Camillo De Pellegrin, che si rivolge alla politica nazionale affinché venga posto rimedio a quella che viene definita una vera e propria ingiustizia. A un anno di distanza la protesta non pare infondata. Il giudice di pace di Belluno, Fabrizio Schioppa, ha cancellato la multa di 712 euro inflitta dai carabinieri a un gelatiere zoldano. Secondo Schioppa sarebbe discriminatoria e non corrispondente a giustizia. E a lui il sindaco di Val di Zoldo ha espresso il proprio plauso per il coraggio e la caparbietà. Conferma questa sentenza tutti i principi, i presupposti e l'analisi che io e la mia responsabile del comune Adinamai avremmo fatto negli ultimi 18 mesi rispetto a un decreto che discrimina in maniera palese diritti e viola principi europei, come appunto si evince chiaramente dalle motivazioni della sentenza. È un punto di partenza. L'intento del decreto era quello di dare una stretta ai cosiddetti furbetti della targa straniera, quei cittadini cioè che girando su auto registrate all'estero potenzialmente potrebbero evadere le tasse automobilistiche italiane e sottrarsi al pagamento delle multe. La norma nel suo insieme è legittima, ma viola nella fattispecie le leggi europee di libera circolazione dei lavoratori subordinati. E proprio su questo punto l'Unione Europea sarebbe già pronta a emettere una procedura di infrazione. È già in atto, è già in corso una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia per questa norma, perché noi possiamo anche far finta di trattare la materia come se fosse un piccolo problema di un comune della provincia di Belluno, che poi così non è, ma di fatto questa norma viola dei principi e l'Unione Europea si è già messa in moto per punirci, per sanzionarci. Grazie per averci seguito, vi auguriamo una buona serata. Thank you.